assicurare che gli spostamenti dei nostri sacerdoti non sono frutto né di qualche rappresaglia né di scriteriata voglia di cambiare, ma sono dettati dalla motivazione di servire al meglio le nostre comunità parrocchiali. Lo Spirito Santo ci illumini per discernere quanto Lui vorrà indicarci per il bene delle nostre famiglie e della nostra comunità. Ricordo brevemente il tema che lo scorso anno ha guidato la nostra riflessione assembleare: alzati e mettiti in cammino. Alzati, risorgi, tirati su, muoviti, fidati di me, abbandona tutto quello che ti sta intrappolando e mettiti in cammino. Vivi l'urgenza, il dovere di andare, di uscire. Uscire da sé, uscire dal tempio, simbolo quasi di una minoranza nomade in cammino nella storia degli uomini. Infatti, in una società secolarizzata, in una Italia da rievangelizzare, che senso ha restare all'interno, alla porta del tempio, attendendo e invocando e invitando anche quanti stanno fuori a entrare? Occorre uscire in campo aperto, ci siamo detti, tra le case delle nostre città e dei nostri borghi, condividendo problemi, ansie, fatiche, speranze degli uomini e delle donne nei nostri quartieri, per fare di Cristo il cuore del mondo. Uscire dal tempio però richiede audacia, richiede capacità di ascolto, richiede sensibilità, pazienza, umiltà e tanta misericordia. È lo stile che ci ha insegnato con forza il Concilio Vaticano II, uno stile che non ha i toni dell'arroganza, della forza, dell'imposizione. Uscire, come diceva il vescovo Tonino Bello, con il bastone del pellegrino e la bisaccia non del viandante, ma del mendicante. Noi cristiani siamo troppo abituati a riempire la bisaccia per andare poi a scaricarla agli altri. Invece dobbiamo portarla vuota per poterla riempire dei valori e delle ricchezze di cui gli altri possono farci dono. Gesù spesso viene descritto dai Vangeli come uno che esce, che ama stare fuori, perché solo chi sconfina vede meglio e vede oltre. Il tema dell'assemblea di quest'anno recupera il termine cammino e diventa come un termine cerniera, una parola cerniera tra il tema dello scorso anno e quello di quest'anno. Dovete dire alle spalle: in Cristo camminiamo in novità di vita. In Cristo, Lui il viandante, Lui la via, Lui il cammino, Lui che si fa viandante insieme a noi nel cammino e che ci ridà speranza. Lui la meta, Lui la novità di vita, l'uomo nuovo. Ed entriamo così nella tematica del prossimo convegno nazionale di Firenze. Nello striscione, vedete, domina la bellissima immagine di Maria, la Madonna dei Raccomandati, la Madre di Misericordie, Madre di Misericordia, una tavola dipinta nel 1320 da Lippo Memmi, cognato di Simone Martini. Ed è bello perché Maria viene vista come la tutta pulcra, la tutta bella, la tutta santa. Quando una chiesa è tutta bella e tutta santa di immagine di Maria, quando diventa appunto Madre di Misericordia come lei? Saluto con conoscenza e con affetto il vescovo di Calvitriano, molti voi lo conoscono bene, Arturo Aiello, per aver accolto l'invito di sviluppare una relazione su questo tema della nostra assemblea. In Cristo camminiamo in novità di vita. Ho conosciuto signor Aiello quando era giovane parroco di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento. E ci siamo rivisti dopo molti anni a Roma nel corso, potremmo chiamare, di addestramento all'Episcopato. Imparavamo, o almeno pensavamo di imparare a fare i vescovi. Tutti e due invitavo per la nostra ordinazione episcopale il cardinale Giovanni Battista Re, allora era prefetto della congregazione.
Associazione dei Vescovi alla nostra consacrazione episcopale. Lui, venendo dalla sua consacrazione episcopale, mi parlava con molto entusiasmo e dice: sono stata una consacrazione, ho visto lì la gente, l'accoglienza, era una festa ma immensa di popolo. E si riferiva appunto alla sua ordinazione episcopale. Poi, non ascoltando invece il saluto e il ringraziamento che gli facevo, a un certo punto, un po' deluso, si è rivoltato una delle mie nipote e dice: e questa è la prima sola che mi dà, capito? Mentre mi aveva magnificato tutto il tuo, sì, il momento così dell'ingresso, della protezione dell'ingresso. Poi ci sono stati, diciamo, fugaci saluti all'assemblea annuale della CEI, e 3 anni e mezzo fa, venendo con me in discorso a Orvieto, ho iniziato a conoscere con gioia alcuni punti qualificati così delle geografie di grazia nel nostro territorio. Sono i 5 monasteri delle monache clarisse, e in particolare il monastero del Buon Gesù, lì a Orvieto ce l'ho poco distante. E poi, anzi, mi aveva colpito questo nome, il Buon Gesù, io avevo qualcosa da dico, sai, suore, mi mettono tante, Buon Gesù, ci sono buoni, c'è bisogno di... E poi, conoscendoli molto giovani, sono anche forse il gruppo più numeroso, mi sono reso conto che molte chiese provenivano appunto da Piani di Sorrento e conoscevano, anzi, erano state, diciamo, un po' figlie spirituali, e da lui indirizzati così verso anche il dono della propria vita al Signore. Nel suo stemma episcopale il vescovo Arturo ha posto come motto una domanda del profeta Isaia: custos, quid de nocte? Sentinella, quanto resta della notte? Don Mirabello invitava ad essere non semplici notai dello status quo, anche direi di quelli che sono i momenti e le situazioni, le stagioni del buio, dell'incertezza, ma profeti annunciatori dell'aurora, vivendo la virtù della vigilanza, dell'attesa, dell'ascolto. E Don Arturo è un vescovo attento, è un vescovo attento al mondo, ai giovani, alla storia, quanto direi all'uomo e a quelli che sono i suoi linguaggi, a quanto c'è dentro e fuori di lui. Custos, quid de notte. Il nostro Dio è un Dio che veglia, non è un Dio che sorveglia, perché si sorveglia in nome della legge, ma si veglia in nome della tenerezza, della misericordia. Termino questa presentazione del vescovo Arturo sottolineando che è un vescovo che sa parlare ai giovani, quindi tanto più sa parlare noi che siamo un po' più avanti, meno giovani, con un linguaggio fresco, nuovo, poetico e sapienziale, soprattutto suscitando in loro un desiderio di servire Dio. È un grande suscitatore di vocazioni, chi lo conosce queste cose le sa, consapevole che una chiesa che non ha vocazioni è una chiesa che è destinata a morire, e noi in questo dovremmo riflettere molto, pregare molto innanzitutto per poter evitare questa disgrazia. Ecco, ora disponiamoci all'ascolto, rinnovandogli con cordialità il nostro grazie, il nostro benvenuto. Potete seguire la relazione di Arturo attraverso uno schema che avete nella vostra cartella. Lo schema vi aiuta a non disperderci. Normalmente l'attenzione in queste prime ore del pomeriggio non è al top, né per chi ascolta, forse neanche per chi parla. Mi sono tolta la giacca anche per questo motivo, per poter gesticolare, perché i meridionali a volte parlano più
con le mani che non con le labbra. Ringrazio il nostro Vescovo Benedetto, ringrazio voi. Lui ha già messo in evidenza che non sono del tutto un passante nella vostra Chiesa. Addirittura con Don Alessandro andavamo alle radici almeno della Chiesa di Todi, San Terenziano, non so se tutti ne sono a conoscenza, veniva da Teano, quindi ci sono ragioni antiche che ci hanno messo insieme e poi questo legame fortissimo per me per da 20 anni e più a questa parte con la Chiesa di Orvieto si radica nel monastero del Buon Gesù, come ha già detto il nostro vescovo. La presenza di queste mie figlie, allora giovani, adesso donne mature, e anche nella conduzione della comunità, mi pone nei confronti della vostra Chiesa con un forte sentire. E vorrei anche far riferimento a un corso di esercizi guidato nel 2001, allora era Vescovo Monsignor Grandoni, a Preci. Mi invitarono Benedetto per guidare un corso per giovani. Ricordo, sorridiamo di questo con l'allora responsabile della C, feci più fatica a convincere i preti che sarebbe stato utile far silenzio durante gli esercizi che non gli esercitanti. E ricordo che da quell'esperienza, che ha segnato a vario titolo la vita di diversi, credo che ci siano almeno due vittime attualmente nel nostro presbiterio. Ma chiudiamo la parentesi. Due obiettivi mi pongo sempre all'atto in cui parlo. Mettiamo in conto, diciamo, tre quarti d'ora, un'ora, ma basta che qualcuno di voi sbadigli che io immediatamente vado verso le conclusioni. Quindi conoscete il mio punto debole, vi guardo negli occhi per sapere se ci siete, se vi siete addormentati, se vi siete appisolati, se state smanettando con il telefonino come fanno i nostri adolescenti. Progetto di minima, non annoiarvi. Progetto di massima, speriamo di raggiungere questo ovviamente, puntiamo sempre in alto, cercare di comunicare un vissuto più che delle teorie. Ciascuno di noi riesce a dire in una maniera convincente solo ciò che vive o solo ciò di cui ha fatto esperienza. Quindi motivo di massima, progetto di massima, riuscire a offrirvi un ventaglio di riflessioni che poi nei vostri consigli pastorali, parrocchiali, diocesano e negli altri organismi di partecipazione così suscitare qualche discussione. Dico suscitare qualche discussione perché le cose in interrogativo sono più importanti, ho capito questo nella vita fino ad oggi, di quelle con l'esclamativo. E noi nella Chiesa abbiamo navigato per anni con l'esclamativo, punto e basta. È così. Gli interrogativi intrigano, gli interrogativi fanno nascere dei cammini, gli interrogativi creano ponti, più di quanto gli esclamativi non siano serrande che chiudono qualsiasi dialogo. Quindi vi dico questo così per dire anche un metodo di comunicazione. Avete qui lo schema, quindi la Chiesa di Orvieto Todi in cammino, l'ha già detto il vostro Vescovo Benedetto, alzati e cammina, un verbo di risurrezione. Ho messo qui Stanchi di non camminare, che è il titolo di un libro datatissimo di Arturo Paoli,
da pochi mesi defunto, dopo una lunghissima vita ultracentenario, stanchi di non camminare, era il commento spirituale al testo dell'Esodo, dove a volte siamo stanchi di ciò che non facciamo. I preti lo sanno bene, che nel fare e non nel semplice fare, non in un semplice attivismo, c'è la nostra giovinezza. Nello stantio, nello stare, nel girare in tondo nelle nostre parrocchie o nelle nostre diocesi, c'è il motivo di tanta stanchezza. Ci si esaurisce più facilmente quando si fa poco che non quando si fa molto. Quindi attenzione, alzati e cammina, questo diciamo slogan preso dal Vangelo da parte del vostro Vescovo per lanciare la vostra Chiesa, credo in mente sua contenesse anche il desiderio di non dico chiudere, comunque la storia ci appartiene, la storia siamo noi, canta De Gregori, ma guardare avanti e metterci in situazione di viatori, cioè di pellegrini, perché due sono gli atteggiamenti che sul piano umano e poi di riflesso anche sul piano ecclesiale noi possiamo vivere: l'introversione, l'estroversione. Noi conosciamo la gioia di stare con persone estroverse che hanno la battuta pronta, che portano gioia, che sciolgono ghiacciai secolari in un attimo, come conosciamo nelle relazioni anche quotidiane o di lavoro la difficoltà di stare con persone introverse, cioè ripiegate su di sé, che oggi è un pericolo molto presente, vivono una sorta di autismo. Alcuni ritengono che la nostra società, anche diciamo in margine ai gli strumenti, penso ai cellulari che ci collegano in un attimo con il mondo intero, dicono di noi come di una società con una forte componente autistica, cioè dove i nostri adolescenti, li vedete a tavola, li vedete all'incontro ACR, giovanissimi, o scout, eccetera, stanno continuamente chiusi nel loro mondo. Questa è la persona introversa. Allora ci sono anche chiese introverse e chiese estroverse. Ovviamente una chiesa introversa è una contraddizione in termini. Parlo con persone super esperte, quindi non c'è bisogno neanche che io mi dilunghi. La chiesa è di suo estroversa. Estroversa perché ha a cuore il mondo. È vero che il mondo è posto nel maligno, come dice il linguaggio giovanneo, ma è anche vero che Gesù è venuto a salvare il mondo e noi non possiamo disinteressarcene, e questo deve creare una simpatia. Questa simpatia è espressione di estroversione, cioè di uscire da sé, come diceva il vostro vescovo. Io sono figlio di una generazione, immagino che ci sia qui nell'uditorio qualche mio coetaneo, di una generazione che si è formata con le preghiere di Michel Qua, un prete francese, ricordate, e c'è la preghiera dell'adolescente che mi accompagna da quando avevo 13 anni, dove dice: amare è sempre lasciare se stessi per andare verso gli altri. Questa espressione "Cristo busta per uscire", non so se ne siete a conoscenza, era sul fogliettino che vergato a mano il cardinale Bergoglio ha letto davanti ai suoi confratelli quando si trattava di dire lo stato della Chiesa prima di pensare a criteri
per eleggere il nuovo Papa. Bergoglio intervenne dicendo: Cristo bussa insistentemente alle porte della Chiesa. E ovviamente tutti si aspettavano memori dell'Apocalisse, perché dovesse entrare, e invece, e questo gelò per certi aspetti il collegio, Cristo bussa insistentemente alle porte della Chiesa desideroso di uscire. Cioè, paradossalmente, nell'immagine che l'allora cardinale Bergoglio consegnava ai suoi fratelli per dire quale papa dobbiamo eleggere, il Cristo che bussava non era fuori e bussa come nelle immaginette dei defunti o della vita consacrata, poetiche, romantiche, ottocentesche, ma è il contrario, cioè il Cristo che bussa perché in qualche maniera è prigioniero. Diciamo così, ovviamente in una maniera paradossale, capite bene che non ha bisogno che qualcuno gli vada ad aprire, ma era un'immagine per trasmettere un atteggiamento, che è appunto l'atteggiamento dell'introversione. Popolo in cammino è l'espressione che più bella che il Concilio ci abbia consegnato, ovviamente con un fondamento biblico, soprattutto legato al libro dell'Esodo, dove abbiamo gente, ragazzi, adolescenti, giovani, giovanissimi, adulti, anziani, ammalati, sani, portatori di handicap, uomini, donne, consacrati, che camminano verso il regno di Dio e camminano nella storia. Questa cosa ci fa sempre tanto problema. Camminano nella storia, non camminano sulle nuvole, non stanno col camicione e l'aureola, non hanno già le ali che spuntano, camminano, e quindi se camminano forse si sporcano, se camminano si impolverano, se camminano dovranno fermarsi qualche volta perché c'è un malcapitato incappato nelle mani dei briganti. Quello che è importante è sentire questo respiro di popolo che entra, che esce, che va per le strade. Mi tornano in mente nuovamente in questo istante i versetti di De Gregori, scusate, i versi di De Gregori, La storia siamo noi, dice: la storia entra nei portoni e scardina, a dire, un flusso inarrestabile. Questo siamo noi. Meglio, questo dovremmo essere noi. Secondo punto. Sì, camminiamo, ma verso dove? Perché non basta camminare. Anch'io la mattina faccio mezz'ora sul tapirulan. Ovviamente, non potendo andare in giro, ci si accontenta anche di movimenti, non è proprio poetico, bisogna inventarsi dei panorami, delle scene sempre nuove, ma voglio dire che non basta muoversi, ecco. Qui non parliamo di un semplice facciamo movimento, facciamo caciara, creiamo un po' di sovvertimento. Per cui ho fatto questa distinzione che mi torna sempre utile e che potrebbe aiutare anche voi sul piano parrocchiale e diocesano: girovagare, viaggiare, pellegrinare. Girovagare è quello che fanno i nostri giovani, questo sul motorino, questo sul telefonino, questo sul telecomando. Quindi un andare di qua e di là come capita, anche le nostre vite parrocchiali e personali rischiano di essere all'insegna dello zapping. Cioè, vediamo un po', un pezzo di qua, un pezzo di là, a volte mi chiedo, ma tu un film per intero l'hai visto? Perché oggi anche la pazienza ad aspettare davanti allo schermo per un'ora e mezza diventa una cosa impossibile per chi continuamente debba cambiare scena, cambiare canale. Poi c'è il viaggio, che pure all'interno della letteratura ha un, come
dire, un fascino enorme. Pensate che noi dell'Occidente siamo tutti in qualche maniera figli del mito di Ulisse, di quello che Omero, che sia stato un singolo o un gruppo non è importante, abbiamo studiato la questione omerica sui banchi di scuola del liceo classico, siamo tutti figli di quest'uomo che torna, che è in viaggio. Ma attenti, nella nostra cultura il viaggio è una parentesi dove parto, vado a visitare un luogo e torno. Da questo punto di vista, se questo è il viaggio, non è a questa insegna, non è con questa caratura, non è con questa tonalità che noi intendiamo alzati e cammina, ma piuttosto invochiamo la categoria del pellegrinaggio, che ha al suo interno la parola viaggio, ma che, questo lo dico come spot pubblicitario, non so, per l'opera Pellegrinaggi, non so se ce n'è una, della diocesi di Orvieto Todi, un pellegrinaggio è un viaggio senza ritorno. Mi rendo conto che non è proprio popolare come spot pubblicitario dire andiamo in Terra Santa e non sappiamo se c'è anche il biglietto di ritorno, o andiamo in Turchia, per dire i punti caldi, si torna, non si sa, forse. Il pellegrinaggio di suo ha questa tonalità di non ritorno, cioè anche se torniamo a casa nostra non siamo più gli stessi. Io utilizzo spesso questo termine, questo slogan per gli esercizi spirituali, viaggio senza ritorno. Tante persone sono partite per gli esercizi spirituali, laici, consacrati, preti, eccetera, non sono più tornati, nel senso che non sono più tornati gli stessi. Ecco, in questo senso il cammina ha la dimensione antica del telos, dove non si torna indietro, non è il mito dell'eterno ritorno, ma è il pellegrinaggio verso una meta, attenti, pellegrinaggio di cui tutte le nostre celebrazioni in qualche maniera sono segno e sacramento. L'Eucaristia stessa, che è il cuore della Chiesa, è inserita in un pellegrinare, tant'è che è una sosta. Noi non stiamo in un atteggiamento, in una celebrazione eucaristica senza fine, ma ci sono dei momenti di celebrazione eucaristica che rincuorano il pellegrino perché non perda la meta cui è destinato. Perché il grande pericolo dell'uomo di oggi, e il tema della umanità e dell'umanesimo è al centro di questo mio povero intervento, è pensare che si vada non si sa bene dove. C'è una finalità e questa finalità bisogna rinfocolarla. Heidegger, un grande filosofo del Novecento, diceva che il compito dei poeti, togliete poeti e scrivete cristiani, per me, il compito dei poeti in tempo di difficoltà è mantenere viva la memoria della patria perduta. Questo è il compito di me vescovo, di te prete, di te laico, di te consacrata. In questo tempo d'esilio, suscitare, mantenere, far riemergere la memoria di una patria perduta. Perché a patto in cui questa memoria dovesse andare del tutto perduta, ecco, questo è l'inferno. Allora, verso dove? Mi diceva anche per telefono il vostro vescovo Benedetto. Sì, camminiamo verso dove? Lo ha già detto lui, verso Gesù. Attenti che l'espressione giovannea, via, verità e vita, potrebbe essere
di suo già un programma pastorale. Perché? Perché contiene il termine via che dice dinamica, che dice cammino, che dice anche tappe. Attenti, attenti voi operatori pastorali a pretendere, dico operatori pastorali ma è soprattutto un peccato di noi preti, attenti a pretendere da chi comincia di sapere o di vivere come chi abbia alle spalle 30 anni di onorata, come dire, professione di fede. C'è la vita morale, tocchiamo temi anche piuttosto ascoltanti, la vita morale è di per sé una tensione e prevede delle tappe. L'adolescente è adolescente, il giovane è giovane, l'adulto è adulto, l'anziano è anziano, il novizio è novizio, il neoprofesso è neoprofesso, Luca che sta ancora in luna di miele è un prete, sì, prete a tutti gli effetti, ma che deve scoprire in 20 anni quello che è accaduto il giorno della sua ordinazione. Questo dice progressione, dice cammino, ma dice anche che questo cammino è fatto a tappe, a scansioni, è fatto di stagioni. Allora via, via, Gesù è via. Ma poi verità, verità è il secondo aspetto. C'è un avviso turistico da dare, capito bene? E posso usare delle macchine di targa DL251EK, passate, e poi DE930EY, punto, sono pregati di rimuovere perché ostruiscono l'uscita di due pullman che devono tornare. Che devono uscire, appunto. Devono tornare in distinzione. Accogliamo. Cogliamo questo segno che potrebbe essere una distrazione ma non lo è. Allora imparate, voi siete tutti esperti, catechisti, educatori di comunità, imparate che gli incidenti non possono essere... Il vescovo non ha letto le targhe. Allora, io continuo quello che stavo dicendo. No, gli incidenti devono essere sempre riportati nel discorso. E qual è il modo di inserire questo incidente nel discorso? Spesso persone e gruppi nelle nostre parrocchie ostruiscono il cammino, non lo facilitano, fanno da tappo. Questa è una tragedia nelle nostre parrocchie. Sono le persone più zelanti, quelle che dicono, ma io faccio tutto io. Però quella persona, se tu non riesci a leggerla bene, quella ti fa non solo da filtro, ma da tappo e ti impedisce ad altri di camminare, a volte anche di accedere semplicemente all'usufruire, alla fruizione della persona del parroco. Quindi Gesù via, ma anche Gesù verità. Perché è bello che Gesù via sia anche verità? Perché la via ha bisogno di essere illuminata, perché la via si può anche perdere, perché la via ha bisogno di una lampada. Lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino, Salmo 118, perché la via oscura ha bisogno del pastore che guidi. Dunque, via, certo, devi percorrerla, via Sant'Agostino, ma sappi che questa via è illuminata, c'è una verità, è sempre lui, Gesù via e anche Gesù verità. Ma tu potresti dire, sto parafrasando Sant'Agostino, ho capito la via, vedo la verità, vorrei aderirvi, non ce la faccio. Bene, Gesù è anche vita, cioè colui che sostiene, che sostenta, che sorregge
questo cammino. Quindi vedete, potrebbe questa espressione del Vangelo di Giovanni, io sono via, verità e vita, costituire il nerbo di un programma pastorale, parrocchiale o diocesano, dove abbiamo la dimensione itinerante, via, la dimensione veritativa e illuminante, verità, e la dimensione esistenziale, vita. Noi andiamo, come sapete, verso il convegno di Firenze, perché noi andiamo, qualcuno sta dicendo, verso un autunno caldo nella Chiesa. Caldo non perché aumentino le temperature, siamo già reduci da un'estate torrida, per carità. Caldo nel senso che quest'autunno è contraddistinto nella vita della Chiesa dal sinodo ordinario sulla famiglia e per le chiese italiane dal convegno di Firenze, che vorrebbe rispondere, immagino che tra voi ci sono anche i 5, 10, non so quanti sono, penso 5 perché più o meno la vostra e la mia diocesi si equiparano come numero di abitanti, ci sono anche i rappresentanti della vostra diocesi a quel convegno, che è la massima espressione delle chiese in Italia, che vuole rispondere a questo interrogativo: quale uomo, dal momento, e questo è sotto gli occhi di tutti, e spero che nessuno di voi dorma sonni tranquilli, la visione dell'uomo sempre in mutamento vive negli ultimi anni una serie di sollecitazioni, di proposte, di provocazioni che fanno dire: ma tu, Chiesa, quale immagine di uomo proponi? Perché la fede, ricordatevi questo, magari di quello che dirò ognuno di voi prenderà soltanto una frase. Una fede, dunque anche la nostra, tanto più la nostra, deve rispondere a due domande. La prima, la domanda su Dio. La seconda, la domanda sull'uomo. Una fede che non abbia questi due fuochi nell'ellisse del suo credere è una menzogna. Adesso, la storia del cristianesimo, la storia della teologia, possiamo dire che nei primi secoli si è molto orientata, pensate ai concili cristologici dei primi secoli, si è molto orientata e interessata sulla prima domanda: quale Dio? Dal Rinascimento in poi, è importante questo passaggio culturale per capire quello che sta succedendo adesso e quello che vorrebbe animare in qualche maniera il convegno di Firenze. Dal Rinascimento in poi, come sapete, riprende l'interesse per l'uomo, non che prima non ci sia stato nella Chiesa, ma diciamo che le grandi questioni prendevano a tal punto: Gesù uomo, Gesù vero uomo, vero Dio, eccetera, le nature, le cose, insomma. Il Rinascimento, che accade sì nel 1400, 1500, ma in realtà è il risvegliarsi dell'uomo dopo il sonno, così dicono almeno quelli lontani dalla fede, dal sonno che la teologia aveva indotto. Questo sonno alcuni idealmente lo descrivono all'indomani dell'anno 1000. Forse non è un caso che ci troviamo nel 2000, nei primi anni del 2000, ad agitare questioni più o meno analoghe a quelle che seguirono il primo grande giubileo del primo millennio. Perché? Perché, come sapete, la paura che sarebbe finito il mondo, cosa che è tornato anche negli ultimi anni
del secolo scorso, in qualche maniera aveva affievolito l'interesse per l'uomo. Per cui il Rinascimento fondamentalmente nasce fuori dalla Chiesa, nasce in contrapposizione, nasce come vogliamo l'uomo. La domanda che ognuno di voi si deve porre molto seria è possibile un umanesimo senza Dio? Oppure è possibile che Dio limiti l'uomo? Dobbiamo scegliere o Dio o l'uomo, o dobbiamo scegliere Dio e l'uomo? Out, out, et, et. Io direi nell'una, nell'altra, perché Gesù Cristo, figlio di Dio, è il massimo di Dio che noi possiamo percepire e il massimo dell'uomo che si possa aver mai immaginato. Cioè, questa è la cosa bella della fede, cioè che in Gesù, lo dico con una formula che però avrebbe bisogno di approfondimenti, ma ognuno di voi ha, credo, un vocabolario e file da tirare rispetto a questa frase. In Gesù noi abbiamo la rivelazione massima di Dio e la rivelazione massima dell'uomo. Adesso ci convinciamo di questa cosa, o tu che fai la catechista, tu che fai il segretario del consiglio pastorale, tu che fai il presidente dell'azione cattolica, tu che rischi delle derive. Cioè, ognuno di voi deve, preparandosi al convegno di Firenze, ma anche andando avanti nel cammino pastorale della vostra diocesi, che si lascia provocare da questo evento della Chiesa italiana che si svolgerà a Firenze, non è un caso che si faccia a Firenze, e la provocazione è questa: non o, che è poi il fondamento delle filosofie atee, cioè togliamo Dio che fa ombra all'uomo, ma neanche et, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è di Dio, però sono due cose diverse. In Gesù queste due verità si sono incontrate in una maniera unica e ripetibile, per cui noi dovremmo diventare i cantori dell'uomo. Però vi ho messo qui, ecco l'uomo, che è l'espressione di Pilato, che noi ascoltiamo il Venerdì Santo nella lettura della Passione secondo Giovanni, ma che diventa una parola profetica sulla bocca di un pagano, di un amministratore, di una provincia romana così lontana quale la Palestina. Ecco l'uomo. Che nel discorso immediato, ecco l'uomo di cui mi chiedete, ecco l'uomo che mi avete consegnato, in realtà è ecco l'uomo, cioè l'uomo è questo, l'uomo è Gesù, ecce homo. Quindi in Gesù Dio rivela l'uomo all'uomo. Non è possibile intraprendere un cammino, un viaggio sull'uomo, intorno all'uomo, ricordate Zaboli, noi con i capelli bianchi, un viaggio intorno all'uomo. È possibile intraprendere un viaggio intorno all'uomo senza avere la password di Gesù, uomo per eccellenza, ma anche Dio accanto, Dio con me. Per cui Dio amico dell'uomo e dell'umano. La conseguenza, carissima, è questa: se in Gesù Dio è amico dell'uomo e dell'umano, la Chiesa può non essere amica dell'uomo e dell'umano? Sembra una domanda retorica, sembra, ma questo vescovo da dove viene? In
realtà poi quando andiamo a vedere quello che succede nelle parrocchie, nelle famiglie, nei gruppi, nelle associazioni, nelle diatribe infinite così pastorali, allora comprendiamo che questo sguardo di benevolenza nei confronti dell'umano, dell'umano e anche l'altro, anche il mio vicino di parrocchia e anche l'altro che porta la bandiera, una bandiera diversa all'interno del consiglio pastorale, questa verità di amicizia e di benevolenza non c'è. Icona di Firenze, non vi leggo il brano, è Marco 1:21-34, cioè chi ha curato la preparazione del convegno ha trovato questa icona, che è la giornata di Cafarno, che ha dei luoghi geografici importanti. 1. La sinagoga. 2. La casa di Simone. 3. Le porte della città. Cioè Gesù comincia questa giornata di mattina, entra nella sinagoga, c'è un indemoniato, attenti soprattutto i preti, non perché siano indemoniati, attenti, perché l'indemoniato dice: io so chi tu sei, il santo di Dio. Ma questo una volta si sarebbe detto è candidato a vincere il concorso Veritas. Io so il santo di Dio, cioè il demonio sa, come sanno forse i nostri bambini, come sanno i nostri catechisti, come sappiamo tanti di noi, ma forse sapere non basta. Vedete, io quando mi imbatto in questo indemoniato penso, e lo dico senza mezzi termini, sapendo anche di rischiare con queste espressioni un po' paradossali, penso che noi possiamo aver sbagliato 40 anni di impostazione catechistica. Spero di non scoraggiarmi dicendo questo, magari qualcuno di voi non tornerà a casa stasera. Mi auguro di no. Però è bello sapere che è possibile offendere, trattino, ferire un altro solo nella nudità, cioè solo nella intimità. Questo è il motivo per cui, lo sappiamo bene noi preti, la gente viene a piangere lacrime in abbondanza, perché il marito, perché la moglie, perché il figlio, perché la suocera, perché la nuora, perché questo, il fratello, la sorella, l'eredità, eccetera. Perché? Sembrano cose inutili? No, non sono cose inutili. Qui è l'uomo ferito laddove è sguarnito. E l'uomo nella casa è sguarnito, siamo sempre nudi. E quindi in questa casa c'è un problema, come in ogni casa. Le nostre mamme in napoletano ci dicevano: non c'è altare senza croce e non c'è casa senza problema. E lo sappiamo che è così. Gesù entra e si avvicina, non esce dalla porta secondaria, visto che la cucina è chiusa e oggi Marta non cucina, si è ritirata al suo giorno libero o ha intrapreso una vertenza sindacale con gli altri familiari. No, ci sta, è presente, è accanto, solleva, le parlarono di lei, dice. E questo è il nostro compito, carissime. Parlare a Gesù della suocera malata. Lo so che voi la suocera vorreste strozzarla, ma questa è un'altra cosa. Parlare a Gesù del problema, cioè parlare a Gesù significa mettere a contatto, non che Gesù ne abbia bisogno, ma noi siamo i mediatori. Lui vuole aver bisogno di me, vuole aver bisogno di te, vuole aver bisogno del Vescovo Benedetto, vuole aver bisogno dei preti, dei diaconi, delle consacrate, dei laici, degli operatori. E quindi è nostro il compito di parlargli. Guarda Gesù, che qui oggi non si mangia perché la suocera è a letto con la febbre. La scena finale è alle porte della città.
E qui una piccola parentesi esplicativa, le porte non sono solo il luogo dove si entra, sono passato poco fa attraverso un paio di porte di Todi, ma era la piazza, ma anche il luogo dell'amministrazione della giustizia, dunque il luogo dove la polis aveva i suoi momenti di raccolta. E Gesù incontra, come nei viaggi il Papa, incontra questi malati in massa come a Lourdes, alle porte della città. Attenti, non li guarisce tutti, questo è importante, perché Gesù non è venuto a guarire, dice ne guarì molti. E gli altri che se ne tornarono a casa senza la guarigione sono penalizzati o devono leggere nella guarigione dell'altro, del vicino, di quello della barella accanto, un segno per una guarigione più profonda? Quello che è importante è questa triangolazione che ho messo qui: sinagoga, casa, piazza. Sono tre ambiti di vita, cioè il luogo dove celebriamo la fede. Per gli ebrei la sinagoga era questo, dopo la distruzione del Tempio, il luogo dell'amore, quindi delle relazioni primarie, dice la sociologia e la psicologia, cioè delle relazioni forti, quelle che connotano ma anche quelle che fanno soffrire, il luogo della costruzione della città, del condividere. Questa triangolazione è essa stessa un piano pastorale, cioè io ci sto nel luogo della celebrazione della fede, e credo che su questo anche voi siate super assolti, a pieni voti, magna cum laude. Però ci stiamo nella casa, cioè ci stiamo nella famiglia, ci stiamo accanto, ci stiamo dentro, o ce ne scappiamo, o diciamo non è mia competenza, sono venuto solo per una visita, ci defiliamo. Cioè l'importante di questa triangolazione dell'icona di Firenze è lo stare. La chiesa di Orvieto Todi sta nella casa, nelle famiglie, e quindi significa ragazzi, adolescenti, giovani, tossicodipendenti, eccetera, giovani che fanno le serate etiliche, giovani che tornano la mattina quando i genitori si alzano, e quindi si ha questo passaggio di consegne, quelli che tornano alla festa e quelli che si svegliano per affrontare la giornata. Ci stiamo dentro? Attenti, non è importante se ci stiamo risolvendo i problemi, non è questo il nostro compito. Lo dico a vostra, come dire, per scrollarvi di dosso un'attesa esorbitante che a volte abbiamo, cioè, ma questo problema non l'ho risolto. Ma noi non siamo chiamati a risolvere problemi, noi siamo chiamati a stare accanto, e ancor più diventa difficile quando la triangolazione si chiude nella piazza della città, che significa tutto quello che in forma diretta o indiretta riguarda la polis. Quindi ho messo credere, amare, condividere. Vado più velocemente. Uno stile di chiesa. Ecco, se questo è vero, come è vero, se questa è l'icona di Firenze, se andiamo a discutere su un rinascimento cristiano, speriamo, con la collaborazione soprattutto dei laici, perché non credo che si possa avere un rinascimento solo con l'impegno dei presbiteri e dei consacrati. Allora, qual è lo stile? E lo stile l'ho messo con alcune immagini. Compagnia per le strade della vita, cioè noi ci dobbiamo stare. Ci state negli ospedali, ci state nelle carceri, ci state in queste situazioni di vita, che significa anche stagioni della vita. Ho sottolineato tramonto, ho messo in grassetto, perché
tramonto dice anche un tempo della giornata, dice anche il tramonto della vita, dice anche la malattia, dice anche l'esperienza del limite. Dunque, compagnia. Questo è lo stile della Chiesa. Gesù con i discepoli di Emmaus. La ripeto ancora una volta, tu non devi risolvere i problemi di tutti. Saresti un presuntuoso nel pensare di poterlo fare. Tu però puoi fare compagnia a chi piange. 2. Vicinanza. E qui ho enunciato un principio fondamentale della nostra fede, che è il principio dell'incarnazione. Verbum caro factum est, dice una traduzione canora, verbum panis factum est. Cai o logos sax egeneto, nella versione originale di Giovanni. Cosa significa? Significa che la parola si è sporcata le mani. La parola si è rimpicciolita, si è limitata, è entrata nello stretto, diciamo noi a Napoli, perché è una persona in difficoltà. Questo principio riguarda anche la pastorale. Cioè, se Gesù si è incarnato, la Chiesa può essere disincarnata? Su questo il Papa Francesco ci sta dando schiaffi a volontà, per risvegliarci da una sorta di visione asfittica, perfetta o perfettina. Quando agli inizi del pontificato ha detto la mia Chiesa, ovviamente va preso sempre tra virgolettato, la mia Chiesa è un ospedale da campo. Cosa ha voluto dire? Ha voluto dire: io non mi dedico ai perfetti, ammesso che ce ne siano, ammesso che esistano. Significa che c'è un combattimento, significa che non possiamo fare una strategia per altri 100 anni perché stiamo navigando a vista, significa che ci sono dei feriti che piangono e che vanno in qualche maniera fasciati. Questo è il principio dell'incarnazione. Cioè, se noi volessimo andare al principio fondante questo pontificato, dovremmo dire una riedizione, un modo di dire con i gesti questa aderenza. Perché la gente ama il Papa? Perché lo sente vicino. Non solo perché va a cambiarsi la montatura, vabbè, queste sono cose un po' da scoop, ma piuttosto nel linguaggio. Questo parla una lingua che capisco pure io. Non è una lingua per addetti ai lavori, non è un linguaggio criptico, non ricorre al vocabolario ecclesialese, come diceva Don Tonino Lasconi, sacerdote che certamente conoscete, delle Marche. Poi aderenza, quindi compagnia, vicinanza, aderenza. Cioè, noi non possiamo calare da Marte nell'omelia o nella catechesi o nell'incontro del consiglio pastorale o nella programmazione della diocesi. Cioè, questo è il nostro territorio, questa è la nostra gente, per voi il territorio umbro che rientra nella vostra diocesi. C'è una storia, ci sono delle emergenze, ci sono delle pecche, ci sono dei vizi, ci sono aderenza ai tempi, alle stagioni della vita, al dolore, vorrei dire anche al linguaggio. Ma noi ci facciamo capire, questa è la mia, diciamo, adesso io sto sudando, anche se sembro così compassato, perché sto sudando? Sto sudando come reazione emotiva a uno sforzo, che è lo sforzo di farmi capire,
anche rischiando, perché molte delle espressioni che io ho utilizzato, se tra voi c'è un dogmatico, un diciamo un canonista con la spada sguainata, eccetera, sicuramente scriverà una lettera alla congregazione dei vescovi dicendo: ma vi rendete conto di quella bomba che ci avete mandato a fare la relazione a Orvieto, che si chiama Arturo Aiello? Io lo so, ma questo rischio, vedete, risponde a una voglia d'aderenza che non è voler essere vincenti, ma certamente voler essere convincenti. Noi non siamo convincenti perché spesso la gente non ci capisce. Faccio sempre questo esempio che fa sorridere. Non so se ancora, ma poiché il linguaggio dei giovani è un linguaggio in continua evoluzione. Sicuramente qualche anno fa avrete sentito un vostro figlio adolescente, un vostro nipote, che ha detto: nonna o papà, a questa festa ho pariato. Allora, questa cosa, questa parola, questo verbo pariare, almeno da noi, significava digerire. Non so da voi, almeno nel nostro dialetto significa digerire. Nel linguaggio dei giovani di almeno 10 anni fa, forse ancora adesso, significa divertirsi. Io devo saperlo, perché se un giovane dice ho pariato, io devo capire che questo sta parlando, si è divertito, mo, in una maniera lecita, illecita, lo vedremo dopo, ma devo prima capire che se ha pariato a questa festa, significa che si è divertito. Vedete, è un problema di linguaggio. Il linguaggio chiede interesse, l'aderenza. Uno non se la dà perché legge un libro, non so, sull'adolescenza, un romanzo, no? Non so, 20 anni fa Jacques Fruchsant ha lasciato il gruppo, andava di moda. Vabbè, no, questo chiede che la persona sia attenta. Perché la prima carità che dobbiamo offrire ai nostri fedeli o a quelli che si avvicinano alla Chiesa è il linguaggio comprensibile. Ma se voi sentite le omelie, non parlo dei preti della vostra diocesi, ma di altre diocesi, voi vi dite, vi chiedete: cosa ha voluto dire? A chi ha parlato? Cari fedeli, oggi è la quarta domenica di Quaresima, vedete? Sono vestito di rosa, wow, c'è delle linee. Sapete perché sono vestito con gli occhi chiusi, magari se ne sono andati, magari stanno smanettando con... No, forse dobbiamo dire di meno. Attenti, non sto dicendo venir meno alla verità, ma la verità, per chi fra voi insegni lo sa, ha bisogno anche di declinazioni di verità, di declinazioni, e questo significa aderenza. Ho messo qui umile servizio alla verità proprio perché non abbiate a tacciarmi come un, diciamo, sessantottino travestito da vescovo, perché tutto questo poi ha bisogno del riferimento alla verità, ma Non parlo di oggi, ma di un po' di tempo fa sì, l'aspetto veritativo ci ha talmente pesi da non farci più comunicare. Il mio vescovo, per esempio, il vescovo che in qualche maniera credo mi abbia anche avviato, santa persona, ancora vivo, anche se ha perso la memoria, si chiama Felice, il mio vescovo Felice, che era un dommatico, c'era delle omelie, lui aveva l'ossessione di dire la cosa in maniera più perfetta, ma a furia di dirla perfetta la diceva fredda. Sapete, quando una cosa si raffredda, non è più sì, ma maggio, ma però quando è calda è un'altra cosa. Allora,
esprimo questa, diciamo, difficoltà di una esasperazione dell'aspetto vegetativo con l'immagine di una parola così limata da diventare fredda. E allora quella non parla più a nessuno, non ci sarà nessun giovane che si commuove né che chieda ad andare in seminario o di offrire un servizio nella parrocchia. Quindi umile servizio alla verità. Come l'anima del corpo, i cristiani nel mondo, dovreste aver riconosciuto tutti che è un'espressione della lettera di Ogneto, che è un documento che si pone al limite tra l'era apostolica e il secondo secolo. Quindi un testo antichissimo dove si dice i cristiani non tengono l'abito di rappresentanza. È interessante perché lì dice condividono la mensa, vedete che attualità, condividono la mensa ma non il talamo. Evidentemente succedeva anche allora, i giochi misti, le cose così, le feste che finiscono, che non si sa bene, ognuno ci si scambia le mogli, eccetera. Condividono, fine primo secolo, condividono la mensa ma non il talamo. Cosa dice? Dice di una persona che si rende conto di quello che succede intorno. Noi non chiudiamo gli occhi, facciamo gli scandalizzati, il cappuccetto rosso, no. Questo, noi qui dobbiamo vivere, in questo tempo, in questo luogo, ci dobbiamo vivere bene. Ci dobbiamo vivere, dice l'autore della lettera di Ogneto, come l'anima del corpo, i cristiani nel mondo. Questo, ma non abbiamo il tempo, apre anche il discorso su un futuro dove saremo ancora di meno. Qualcuno di voi mi parlava di percentuali di non credenti nella vostra diocesi, ma andremo avanti verso un assottigliamento ulteriore. Questo non ci deve far paura, se però quelli che dicono d'essere cristiani lo sono veramente. Allora, questo gruppo, anche piccolo, sarà lievito, cambierà la storia, cambierà il territorio della diocesi di Orvieto Todi. 3 secondi, appunti per un cammino. 1. Ci salveremo solo insieme. Questo abbiatelo per certo. La picca più grande delle nostre parrocchie, dico delle mie, ma immagino che tutto il mondo sia paese, è che ci sono alcuni che partono a strombazzato e pensano di andare avanti e di tagliare il traguardo da soli, poverini. È un principio pastorale della Chiesa Cattolica, meglio poco ma insieme che molto da soli. Questo lo dico, non so se ne esistono qui da voi, per le parrocchie in, per le parrocchie super, per le parrocchie che fanno comparire i canti sul display in fondo all'altare, per le parrocchie che fanno arrivare sull'email dei parrocchiani buona domenica con un sottofondo e un sorriso del parroco per augurare buona giornata, per quelle parrocchie che offrono anche le ricette in modo tale che la signora non debba perdere tempo nel ricettario, per quelle parrocchie che sembrano rispondere a tutte le esigenze, però permettetemi, rischiano di essere autoreferenziali, cioè dicono quanto siamo bravi. Parrocchie così, dico parrocchie per dire anche singoli, gruppi, associazioni, noi siamo i migliori, noi, voi che state ancora a battere la fiacca. Questa non è la Chiesa. Allora, uno stile di chiesa, quindi questo appunto per il cammino, dice è meglio che facciamo 10 metri insieme che tu da solo fai 1000 metri. E questa è la nostra fatica, immagino, anche quella del Vescovo Benedetto, di pastori, cioè di dire questa cosa la possiamo fare perché la facciamo tutti. Questa appartiene al background della chiesa di
Orvieto Todi. Sì, siamo contenti che facciate anche di più, però a me, in questa cosa facciamola tutti. Sentiamo che è un elemento di appartenenza, ci fa comunicare e quindi in qualsiasi parrocchia io entri sento che è, e non solo perché si nomina il Vescovo Benedetto, che questa parrocchia rientra nella diocesi di Orvieto Todi. Poi, presbiteri e vescovo laici e consacrati, un solo pane. Questo insieme significa, e qui tolgo dalla didache, che è la prima preghiera di, eucaristica, in qualche maniera, che noi troviamo preghiera di offertorio, che dice come questo pane prima era disperso sui colli in tanti grani, è stato raccolto e costituisce un pane solo, così si raccolga la tua chiesa dai quattro venti. Se non convergiamo, carissimi, come dice il buon Ignazio di Antiochia, le corde insieme alla lira, per fare un concerto insieme, e vogliamo fare le voci soliste, e se vogliamo andare a segnare noi il gol senza passare mai la palla al viceparroco, all'amministratore, non siamo la Chiesa di Gesù. Quindi quello che, per questo l'Eucaristia è una matrice di Chiesa, fa la Chiesa. Non solo la Chiesa fa l'Eucaristia, ma l'Eucaristia fa la Chiesa, cioè la riconnette. Perché in ogni Eucaristia voi siete messi insieme col vostro Vescovo, il vostro Vescovo insieme con voi, tutti insieme, laici e preti, che convergono come chicchi per un solo pane. C'è un luogo, e concludo veramente per vostra soddisfazione, c'è un luogo dove impariamo quest'arte? Sì, sono gli organi di partecipazione. Adesso, chiudendo così, pare che facendovi salire in Excelsis Deo, e adesso vi faccia precipitare in questo atterraggio in una maniera gloriosa, impietosa, rispetto alle difficoltà che dobbiamo confessare sono dovunque. È meglio non averlo un consiglio pastorale che averlo, si fa più in fretta. È meglio non consultarsi che consultarsi. Chi fa da sé, fa per tre, fa più velocemente, eccetera. Però, dove pariamo l'ABC, dove riprendiamo l'abbecedario della comunione? All'interno di questi luoghi, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, il consiglio pastorale parrocchiale, il consiglio affari economici e tutto quello che altro volete, l'aggregazione delle associazioni legali, la consulta. Alla fine, poi è qui che parrà tua nobiltà. Cioè, tu vuoi anche essere un grande teologo, vuoi anche scrivere libri e trattati, ma se non riesci ad animare questi luoghi di convergenza, che sono difficili, ci vuole una pazienza infinita per un parroco a convocare il consiglio pastorale in certi momenti, ma bisogna farlo, perché anche se ci scontriamo, ci incontriamo. Non incontrarci significa poi prendere delle vie che ci allontanano. Ecco, io auguro, chiedo scusa della estemporaneità che un po' mi appartiene e quindi purtroppo sono così. Tanto adesso siamo visti mai più. Questo può parlare a macchie di colore, spero, almeno era nel mio intento, spero che vi abbia appassionati, voi dovete essere entusiasti di appartenere a Gesù e alla Chiesa, entusiasti di vivere questo tempo difficile, difficilissimo, e più andremo avanti peggio sarà,
ma contentissimi di essere la Chiesa di Gesù in questo tempo, con questi strumenti e con queste luci di riferimento, queste luci di posizione, non ci perderemo. Ecco, auguro alla Chiesa di Orvieto Todi questo cammino in novità di vita. Grazie.